Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo video della settimana a tema Harry Potter, come vi avevo promesso, e oggi vi parlerò di un nuovissimo libro Panini Comics che trovate già disponibile su Amazon e in libreria, e si tratta di un nuovissimo libro pop-up. In passato vi avevo già parlato di questo volume qui, Harry Potter a pop-up book, che trovate naturalmente anche in questo caso sotto l'info box, che al suo interno nasconde cose bellissime come ad esempio il castello di Hogwarts. Io vi lascio il link nelle schede per andare a vedere le altre pagine di questo volume, ma oggi vi parlerò di questo nuovo volume che mi è stato inviato gentilmente da Panini Comics, come sempre, che ringrazio tantissimo per la collaborazione, per questa opportunità che mi ha regalato. E ragazzi, il pacco in questione è già aperto perché l'ho mostrato su Instagram. Qualora non mi seguiste già su Instagram, trovate sotto tutti i riferimenti, perché spesso e volentieri quando mi arriva un pacco sul posto di lavoro non riesco a resistere e condivido gli unboxing in diretta con chi mi segue su Instagram, quindi credo questo possa essere un motivo in più per seguirmi anche lì. Ma detto questo, ragazzi, ecco qui il volume. Si tratta di Il magico mondo di J.K. Rowling, una galleria di curiosità pop-up. Questo ha una forma decisamente diversa rispetto a quello precedente, è molto più piccolo ma anche molto più particolare, perché si tratta di una vera e propria galleria. Ecco qui, togliamo questa piccola fascia che lo tiene chiuso, anche se le pagine questa volta sono magnetiche, la copertina è magnetica e si apre in questo modo, quasi come fosse un piccolo armadio di Narnia, ad esempio. Eccolo qui, troviamo la presentazione, una galleria di curiosità pop-up, ed è fatto dalla cartotecnica di James Diaz e disegni di Sergio Gomez Silvan. Naturalmente tutto sotto licenza Warner Bros. Wizarding World. Abbiamo due cordini qui agli angoli che tengono tutto assieme e che man mano andremo a spostare nelle pagine precedenti. Ecco qui, uno e due, e andiamo a svelare il primo scenario pop-up. Abbiamo una breve presentazione e poi ecco qui che troviamo la prima scena, che è quella dello smistamento di Harry nella sala grande. Troviamo la professoressa McGranit, troviamo anche il professor Silente e poi qui alla base ecco che troviamo anche una descrizione della nostra scena, naturalmente tutto in italiano. Quindi questa è la prima immagine pop-up della galleria ed è fatta davvero molto molto bene. Ma andando avanti, ecco che troviamo la seconda, che questa volta è tratta da Harry Potter e la Camera dei Segreti. Eccola qui, si tratta della Ford Anglia che resta incastrata tra i rami del platano picchiatore. Anche questa devo dire che è molto molto bella. E anche in questo caso, qui nella parte sotto, troviamo una didascalia. Io non ho trovato modo migliore per farvelo vedere, ma credo che così renda già abbastanza l'idea. E ragazzi, anche in questo caso si può scegliere di tenere solamente questa qui esposta e metterla in libreria così, perché sta decisamente in piedi e non dà nessun problema. Anche con questi scamotage degli elastici messi qui agli angoli non si va a creare alcun inghippo. Quindi molto molto bello anche da tenere esposto in libreria e magari di volta in volta cambiare lo scenario. Ma passiamo al prossimo, che invece è a tema animali fantastici e dove trovarli. Eccolo qui, si tratta di questo sfondo qui che è leggermente più complesso perché va incastrato. Eccolo qui, una volta incastrata questa linguetta nella parte bassa, ecco che abbiamo il nostro cavò che ricorderemo all'inizio del film Animali Fantastici. E andando ad aprire il cavò, ecco che all'interno troviamo il nostro Newt che tiene tra le mani lo snaso, intento a rubare i lingotti d'oro. Una delle scene più divertenti forse dell'intero film. Il nostro snaso ci ha fatto ridere tantissimo con le sue manie da cleptomane e mi piace davvero tantissimo. Eccolo qui. Questo è uno degli scenari più complessi, a me lasciano davvero sempre senza parole, perché guardandolo dall'alto si vede interamente l'interno della cassaforte
ed è fatta benissimo. Per me i libri pop-up sono sempre stati un mistero e mi affascinano tantissimo, perché non riesco neanche ad immaginare il lavoro che ci sia dietro per creare queste immagini che vanno di volta in volta a ripiegarsi. Secondo me è un lavoro davvero allucinante e mi piacerebbe un giorno poter vedere come nasce un libro pop-up. Sono molto molto curioso. Ma visto anche questo, passiamo avanti ed ecco che troviamo ad esempio quest'altra, che è una scena ancora più grande e più complessa, dove vediamo la classe di difesa contro le arti oscure ed è la famosa scena dei folletti della Cornovaglia, dei Pixie, che si liberano e vanno a devastare l'intera aula. Infatti vediamo qui a terra lo scheletro di Drago, quello che cade dal soffitto, e poi vediamo anche i nostri studenti che vedete qui da questa parte, e troviamo anche Neville attaccato al lampadario sorretto dai Pixie. Questa è davvero una scena molto molto bella e anche in questo caso molto complessa ed elaborata, e abbiamo anche il quadro con Gilderoy Allock attaccato qui in cima alle scale. Ma c'è ancora un'altra scena che non vi ho mostrato, eccolo qui, altra scena famosissima del film, dove troviamo Jacob dentro le coperte intento a bere la cioccolata calda che gli è stata portata da Tina e da Queenie, e poi qui ai piedi del letto ecco che c'è Newt intento ad entrare all'interno della valigia. Io direi che è davvero molto molto bello, soprattutto da tenere esposto, è un libro davvero che vale la pena acquistare. Anche in questo caso troviamo la didascalia che invece va a nascondersi all'interno della pagina. Un lavoro certosino, un libro assolutamente da apprezzare, prezzo giustificato dalla complessità della realizzazione del volume, e poi apprezzo tantissimo queste due alette, queste due pagine che vanno ad attaccarsi in modo magnetico e quindi riescono a tenere tranquillamente chiuse le due ante del libro per tenerlo in libreria. Davvero molto molto bello, ragazzi, io vi lascio il link sotto in info box, spero davvero che andiate a controllare, a guardarlo, perché ne vale la pena, ne vale assolutamente la pena, e già so che presto arriveranno nuovissimi libri Panini Comics e naturalmente li vedrete tutti qui sul canale, e cercherò di essere molto più veloce e di mostrarveli davvero, se non al day one, ma quasi. Cercherò di mettermi in regola, questa è una promessa per la nuova stagione che per me ricomincia ora dopo lo stop forzato che ho avuto nelle settimane scorse. Ragazzi, io ringrazio ancora tantissimo Panini Comics per avermi inviato questo volume e tutti gli altri, non smetterò mai di ringraziarli abbastanza, grazie anche a voi che mi seguite, siamo tantissimi, abbiamo superato i 10.000, non so se l'ho annunciato anche qui sul canale, ma l'ho annunciato largamente su Instagram e sugli altri social, quindi grazie, grazie davvero di cuore. Io a questo punto vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non foste iscritti, di lasciare un mi piace, di commentare, fatemi sapere se avete già questo libro, se lo conoscevate, se volevate comprarlo, se vi ho fatto cambiare idea, fatemi sapere tutto quello che vi pare, tutto quello che vi passa per la testa, io sono qui per questo e per rispondervi. Noi ragazzi ci vediamo prestissimo con tantissimi nuovi video, mi raccomando restate connessi e attivate la campanella. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!